l'imprenditore Roberto Bozzi, il nuovo presidente di Confindustria Romagna, che guiderà l'associazione nel quadriennio 2021-2025. L'assemblea degli industriali romagnoli, riunita in sessione privata al Grand Hotel di Castrocaro Terme, ha formalizzato la designazione fatta dal consiglio direttivo a ottobre. Veramente contento di come sono andate le elezioni, giornata sicuramente importante per Confindustria, che segna un nuovo passo, una nuova presidenza, un nuovo futuro. Contentissimo di come sono andate le cose, spero che in futuro riusciremo a portare avanti tutto quello che il vecchio presidente ha fatto. Io lavorerò sicuramente in continuità con le idee del nuovo presidente. Aspettiamo una Romagna migliore per tutti quanti. Sicuramente la prima priorità è la transizione energetica, transizione digitale, che sono i due fari che permetteranno alla Romagna, all'Italia e all'Europa di uscire da questa crisi pandemica che ci sta ossessionando da svariati anni. La Romagna lo sa fare, lo sa far bene, lo fa da decenni. Nella transizione energetica il metano è e sarà di fondamentale aiuto per riuscire poi ad arrivare ad una vera decarbonizzazione. Quindi benvenga un metano pulito, benvenga un metano estratto in Italia da gente veramente competente. È lei, Bozzi, il nuovo presidente di Confindustria Romagna, un grande onore e una grande responsabilità. È una bella sfida che il futuro, i posteri diranno come sarà andata. Assolutamente sono contento di essere diventato presidente con orgoglio e sono sicuro che nei prossimi anni svilupperemo la nostra associazione, faremo sentire la nostra voce alle istituzioni e lavoreremo tutti quanti insieme per la crescita della Romagna. Cosa sarà improntata la sua presidenza? Tanti sono i temi su cui bisognerebbe parlare quando si parla di Romagna. In questo momento il concetto fondamentale è uscire da questa crisi, far aumentare il più possibile il PIL, non solo come è successo in quest'anno con questo picco, ma riuscire ad avere una crescita di PIL costante per gli anni futuri in modo da poter garantire all'Emilia Romagna un benessere maggiore e all'Italia lo sviluppo che si merita in questi anni. Quest'oggi è avvenuto un passaggio di testimone in completa sintonia. Sì, finisce il mandato di questa presidenza. Io oggi ho fatto un passaggio di consegne con Roberto Bozzi e, come era previsto, perché dopo appunto la mia presidenza era prevista una presidenza made in Ravenna, è stato un passaggio che è avvenuto in totale sintonia, appunto perché già da tempo abbiamo fatto un percorso per arrivare ad oggi. Credo sia un passaggio importante perché inizia una fase nuova di Confindustria Romagna e finisce il periodo transitorio. Roberto ha creato una squadra di presidenza, credo che gli sarà molto utile e molto importante, fatta di un imprenditore molto rappresentativo di questi territori, sia di Forlì Cesena che di Ravenna e di Rimini, quindi siamo certi che andranno avanti in un percorso molto ambizioso di Confindustria Romagna, che ha dimostrato di essere un elemento di sviluppo e di rappresentatività di questo territorio per le aziende di questo territorio molto importante. Bozzi erediterà uno stato di salute di Confindustria Romagna più che positivo? Sì, questa è una cosa che ci rende anche questa molto orgogliosi, perché noi siamo reduci questa mattina dall'approvazione di un bilancio di Confindustria Romagna record a tutti gli effetti, perché è un bilancio che in tutte le sue componenti, sia dalla parte dell'associazione che delle varie società di servizi e il resto, non vede nessun dato negativo. E l'insieme di questi numeri appunto è un risultato record che fa, sappiamo quanto è importante in questo momento anche per le associazioni avere dei bilanci che funzionano per poter davvero interpretare sul territorio la propria funzione nella maniera giusta e nella maniera efficace. E qual è lo stato di salute del sistema imprenditoriale romagnolo, lo stato di salute attuale? Ci sembra molto buono, dobbiamo dire, un po' rispecchia quello che c'è in questa regione, l'Emilia Romagna e nel paese. Ci sono naturalmente dei dati di attenzione che sono quella della difficoltà del reperimento delle materie prime, di questa inflazione che comincia a preoccupare, perché ormai è un'inflazione che riguarda molti elementi e di aumento e quindi bisogna stare attenti, però ecco, se avessimo dovuto immaginare 2 anni fa di essere già in una fase e di pensare di raggiungere il periodo pre-Covid, da qui a 6 mesi credo ci avrebbero preso per dei pazzi, invece così sta succedendo e credo sia un merito che va a come è gestito questo paese in questo momento,
a tutti gli imprenditori, al contesto che si è creato, che è un contesto positivo e di speranza. E cosa augura a Roberto Bozzi? Beh, io sono molto contento perché credo abbiamo fatto un buon lavoro e ci aggiungo una nota personale. Penso di essere cresciuto e come imprenditore, perché come dicevamo prima, quando si frequentano molti imprenditori si cresce anche, perché vuol dire scambio di esperienze, scambio di opinioni continuo. E è stato un periodo abbastanza faticoso e intenso, perché gestire delle aziende e fare presidente di un'associazione non è facile, però ecco, siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto come presidenza, lo sono io personalmente, quindi lascio con molta gioia.